Squadra al completo, tutto pronto per il super match. Che brivido! Domani rimettete i fatidici orologi. Una sfida del secolo al primo atto. Si enfatizza, certo, ma la portata è di quelle particolari. L'acqua e sapone Unigross firma per la terza volta, seconda consecutiva alla sua storia. Il Pesaro, avversario finalista, per la prima. 17:30, Palaroma, ingresso 5 euro, ma è solo gara 1. Bisognerà vincerne 3 per fregiarsi del tricolore, di cui è attualmente detentore il quintetto della famiglia Barbarossa. Di fronte due grandissime squadre, due tecnici pluridecorati, Perez e Colini, marchi di qualità a guidare due roster impressionanti. Se degli abruzzesi tutto si sa, dal versante marchigiano fioccano nomi prestigiosi, a partire dal redivivo campione che a nome Canal, atleta completo e straordinario, per poi citare i Mancuso, gli Onorio, i Tabor, De Salas, i Marcelinho, per concludere con una vecchia conoscenza infermabile, quel Titi Borruto che solo in campionato, playoff compresi, di gol da capocannoniere ne ha realizzati 34. Risponde al team del Press Pizza un'acqua e sapone Unigross che, quando è chiamata in causa nei grandi appuntamenti, non fallisce. La forza delle sue potenzialità e della sua esperienza combacia con l'abitudine, sempre più marcata negli ultimi anni, a questo tipo di gara, per cui l'approccio determinato e convinto potrebbe fornire un ulteriore contributo, per quanto tre marchigiani in tanti hanno vinto, e parecchio pure. Ma il riferimento è alla mentalità collettiva degli angolani a cui si chiede l'ennesima impresa. Alla vigilia non c'è pronostico che tenga. Finale tanto aperta quanto sicuramente fantastica, da non perdere soprattutto per l'altissimo valore degli organici e dei loro tecnici. Un lieve vantaggio, eventuale gara 5 in casa nerazzurra al Palaroma. Il passato non evoca in tal senso buoni ricordi in situazione analoga, ma ci sono anche le occasioni per sfatare i tabù.